Appena abbiamo letto il titolo del comunicato, la prima cosa che ci è venuta in mente è stato ancora, e lo ha immaginato anche chi ha scritto il comunicato stesso, il consigliere comunale di Cavarzere, Emanuele Pasquali, che per risolvere questo problema si è fatto promotore anche lo scorso anno, riuscendo con successo a confermare la classe prima per la scuola Lombardo Radice di Boscochiaro di Cavarzere. Quest'anno si sta riproponendo lo stesso problema con solo 12 iscrizioni alla classe prima, un numero insufficiente per costituire una classe. Già si dovranno formare pluriclassi seconda, terza e quarta e quinta e per costituire la classe prima o si agirà in deroga oppure sarà sezione distaccata di un'altra classe di un altro plesso, opzione che è stata utilizzata all'inizio dello scorso anno scolastico. Problema quindi che si ripropone anche alla luce del futuro della stessa frazione e delle famiglie che qui vorranno costituirsi e avere dei figli. Quale messaggio verrà lanciato loro? Quello di andare a vivere altrove in modo da avere maggiore accessibilità al servizio scolastico? SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.